sua tesi si chiama Opera, il relatore è il professor Chia, che saluta la commissione ma non è potuto essere presente. Ci ha inviato una piccola presentazione del lavoro di Giulia. Nei giorni scorsi ho revisionato io anche la presentazione di Giulia, quindi conosco il lavoro, ma leggo la presentazione del suo relatore. Giulia parte dal desiderio di offrire alla città di Massa Martana un sistema di identità visiva a supporto delle attività culturali che si svolgono in un consorzio agricolo recentemente riqualificato in teatro consorzio. Lo fa innanzitutto con la ricerca che ricostruisce le vicende dello spazio, la sua trasformazione architettonica, i protagonisti di attività. A questa ricerca è affiancata una proposta di identità visiva integrata negli spazi e applicata su diversi dispositivi. Sperimenta così quel delicato rapporto che si instaura tra spazio e contenitore, il teatro fisico, e la proposta culturale, il cartellone teatrale e le singole manifestazioni. Giuseppe Chia. Prego Giulia. Grazie per la presentazione. Opera è il mio progetto di tesi. Come tema centrale quindi è il teatro, e questo progetto è stato sviluppato tramite una ricerca iniziale sia su un'esperienza di un grafico sul rapporto diciamo con la realtà teatrale nella storia, sia sulla struttura fisica di interesse, quindi nello specifico. Quindi per quanto riguarda l'esperienza della storia, ho approfondito l'esperienza di Alfredo Santis e la sua attività lavorativa al Teatro Consorzio numero di Monticchiello, quindi Brava Doccia, e quindi il suo rapporto nel relazionarsi con un teatro che è stato costruito e ricostituito dai contadini. Questo è stato un ambiente rurale. Per quanto riguarda la struttura fisica, invece, approfondì tutta la documentazione che andava a sostenere la costruzione sotto l'ingegnere di sistema storico di casa e quindi la sua successiva ristrutturazione tramite lo studio di architetti Balletti e Sabatini. Quindi tutto quello che ha riguardato la metamorfosi e questo percorso nella rinascita della struttura. Perché il teatro? In prima cosa come interesse personale, perché riguarda un argomento legato a una piccola realtà, quella del paese, e per seconda cosa la mia volontà di mettermi al servizio di questa piccola comunità che appartengo. Perché il sistema comunicativo? Perché ho riscontrato quindi questa mancanza del paese e in secondo luogo quindi mi è andata spontaneamente la mia volontà di restituire giustizia alla mancanza di questa identità del teatro. Che cos'è Opera? Quindi è un progetto grafico che è finalizzato a completare la comunicazione visiva degli eventi, quindi tutti i materiali cartacei legati al Teatro Consorzio di Massa Martana. E si presenta come materiale fruibile, quindi nelle vie del paese, come materiale applicato alla struttura stessa, e come materiale invece interno, quindi che fa riferimento a tutto il materiale dell'organizzazione interna. Quindi è composto da tutto un materiale che mette a rapporto diretto il fruitore, in questo caso il cittadino, con la struttura viva, il teatro consorzio. Quindi tutto partendo dalla progettazione di un logo, dei banner, calendari, eventi, versioni compositive per i manifesti, il programma, i biglietti, la mappa e il foglio registro. Per quanto riguarda il logo, come tema oggetto centrale è presente la T, che è l'elemento grafico che all'architettura rappresenta praticamente l'elemento chiave del nuovo intervento architettonico, perché è la lettera che emerge dalla vetrata anteriore del teatro, quindi rappresenta l'elemento chiave di questa nuova rinascita e poi è presentata come una presentazione ordinaria e una rappresentazione quindi rodata e leggermente modellata, quindi per andare a presentare il teatro consorzio, quindi una T e una G. Queste sono diverse versioni compositive per andare incontro a più richieste di composizione grafica. Poi la progettazione del banner presenta tre banner con differenti dimensioni, di quanto creano una struttura, quindi appoggiata alla struttura stessa, e invitano al cittadino quindi ad attraversare questo spazio e ad entrare a sua volta all'interno della struttura. Il calendario eventi, quindi un calendario che si presenta sotto forma di manifesto 50x70, dove sono riportati in bianca tutti gli eventi, quindi già puntati, della, in questo caso la stagione annuale, quindi perché tutto fa riferimento al periodo ostacolato degli eventi con il caso Covid, quindi presenta tutti gli appuntamenti già fissati e degli spazi invece dedicati anche agli appuntamenti e gli impegni, gli appunti
del fruitore, del cittadino, quindi per portare pure nero su bianco questa relazione tra queste due figure d'entità che vanno a comunicare. Poi sono presenti quindi tre versioni compositive per i manifesti, dove nella prima troviamo un elemento che fa riferimento al logo come area e maschera di taglio per le immagini che fanno riferimento quindi allo spettacolo nello specifico. Nella seconda, al centro, troviamo l'immagine che fa riferimento allo spettacolo nello specifico, ma abbigliata in rosso, quindi per ricollegare a tutta la composizione, al colore che è sempre ricorrente sia nella struttura che nella comunicazione. Quindi riportare nella realtà del consorzio un'immagine già vista in grado precedente. In questo caso abbiamo si presenta come una struttura tra virgolette più libera e è presente un accenno di composizione pattern con la ripetizione del logo. La terza composizione è completamente tipografica, quindi per venire incontro a esigenze che riguardano l'immagine, quindi in caso in cui non sono presenti nella progettazione delle immagini che diano giustizia quindi all'evento. Questo è il programma che attualmente si presenta come flyer, dove presenta tutto il programma annuale, ma che è un materiale implementabile e può svilupparsi come opuscolo, quindi per progetti che si spera stagioni più fuori degli spettacoli o eventi. Questi sono tutti i materiali che fanno riferimento invece alla parte organizzativa del teatro, quindi anche tutto quello che riguarda la biglietteria. Quindi abbiamo il biglietto che presenta il nome dello spettacolo, il posto in cui è presente pure il pattern che abbiamo già visto sia come accenno nella seconda proposta di manifesto, sia nei banner, quindi questo invito ad attraversare il teatro e a vivere in questo caso. Il secondo elemento è quello della mappa, quindi un elemento che è proprio a sostegno dell'organizzazione per rendere più fruibile possibile l'ambiente, quindi la sala del teatro. E l'ultimo materiale è quello che riguarda il foglio spettacoli, quindi il foglio registro, in quanto attualmente tutti gli spettacoli sono prenotati via telefonica e così appunti manualmente, quindi per dare una struttura lineare e chiara per rendere questo foglio utilizzabile per ogni tipo di evento e spettacolo, proprio in occasione. Opera quindi si presenta come progetto scalabile, in quanto può svilupparsi anche per eventuali evoluzioni future, per esempio per un nuovo spazio quindi all'aperto e il progetto di spazio di teatro all'aperto. Quindi tutto questo è stato possibile comunque con la piccolina confronto con le realtà e tutti i punti di vista differenti che hanno reso possibile quindi questa rinascita di questa struttura storica, quindi come tutta l'amministrazione comunale si è dimostrata molto disponibile a un confronto, lo studio di architetti Balletti e Sabatini e lo studio grafico Moni e Parnas che si è occupato della grafica nativa, quindi quella applicata alla struttura stessa del teatro. E questa collaborazione quindi ha portato Opera non ad essere solamente un progetto teorico, ma un progetto fisico, reale, e quindi un inizio per una nuova realtà di attività nel teatro. Grazie. Allora, ricordo la commissione che Giulia è una tesi triennale, quindi siamo passati dal triennale. Ma quindi, perdonami, avrà uno sviluppo concreto questo progetto? Sì, comunque all'inizio sono venuta in contatto con il sindaco per avere il permesso prima di tutto e ho riscontrato in lui molta disponibilità sia ad attuarlo materialmente e quindi è stato pure quello un input che mi ha portato a mettere tutto per questo servizio mio quotidiano. Una cosa che non notavo è che tu hai lavorato tutta la comunicazione di apri il teatro, poi in alcune delle immagini è come se il teatro già avesse di suo una precedente. E quella lì, durante la strutturazione, la ristrutturazione di tutto quanto l'ambiente, insomma, la struttura, comunque c'è stata la collaborazione tra gli architetti e uno studio, quello che è Partners, per dare quindi l'immagine nativa al teatro, quindi per quanto riguarda la nuova struttura architettonica che è la vetrata frontale, quindi il nome del teatro applicato alla vetrata e quella parte grafica che riguarda quel magno, quindi la biglietteria, tutti i servizi che sono presenti all'interno del teatro. Il mio progetto è stato quello
in quanto tutta la comunicazione invece andava a dare vita a questo teatro. Purtroppo anche la situazione Covid ha limitato tutto questo, però comunque ci sono stati eventi organizzati per in cui grazie al teatro sono stati possibili, perché ha dato l'ambiente giusto per mantenere tutte le, diciamo, le norme di sicurezza. E quindi il mio progetto si propone quindi per sviluppare tutta la comunicazione che riguarda gli eventi, in quanto dopo aver finito la ristrutturazione tutta la comunicazione non è rimasta in mano allo studio grafico, perché lo studio grafico si è affiancato agli architetti, ma è in mano agli impiegati del comune senza competenze, diciamo, nella progettazione grafica. Quindi mi sono trovata a girare nel paese dove c'erano tutti i tasselli disgregati tra di loro che non davano la giustizia, e quindi una forte identità al teatro che insomma riconosco essere una bellissima struttura e un futuro comunque per la comunità, essendo piccola, rappresenta tanto. Grazie. Io sono un po' curiosità del perché, quando hai fatto, diciamo, il confronto con altre esperienze, hai esaminato soltanto quella di Monticchiello, diciamo. Ok, diciamo, la mia correlatrice mi ha indicato quindi ad approfondire questo rapporto con quelli di Santis. Scusa, puoi dire, noi due non ho dati sul tuo correlatore. La Marta Sidoni, sì, perché non hanno scritto il correlatore, scusami. Ho voluto approfondire questa relazione comunque di un grafico che si è associato sempre a una realtà che parte tutto dal mondo rurale, quindi dal mondo contadino. Quindi insomma, mi è sembrato utile analizzare il suo rapporto comunque con coloro che costituivano questo teatro. E quindi, diciamo, nel mio caso la struttura rappresenta questo rapporto forte con il mondo contadino, in quanto era l'ex consorzio comunale del paese, in quanto tutto il paese girava intorno all'agricoltura, e quindi mi è sembrato utile capire il suo approccio quindi a questa realtà con cui si è confrontato. Silvio, Stefano, no? Va bene, grazie. Grazie mille a voi. Grazie. Va bene, noi ci vediamo. Allora, Giulia, in qualità di presidente di questa commissione ti conferisco il diploma accademico di primo livello in progettazione grafica e in comunicazione visiva con la valutazione di 105 su 110. Grazie mille.